Gentile collega, ti sto presentando un particolare caso di una patologia rara del primo trimestre. Giunge alla nostra osservazione una paziente primigravida di età inferiore ai 35 anni nel corso dell'ottava settimana anamnestica di gestazione. Ci mostra un referto con un dosaggio sierico della beta HCG di circa 99.000 unità internazionali. La paziente sa che... Si tratta di una gravidanza interrotta. Iniziamo l'esame. L'esame che è stato condotto inizialmente per via transaddominale, ma per avere delle immagini molto più precise viene eseguito anche per via transvaginale. Ed osserviamo che in utero vi è questa singola camera gestazionale con un diametro medio di 32 mm all'interno della quale si evidenza non un sacco vitellino, bensì tre sacchi vitellini. E li stiamo osservando proprio nell'immagine in corso. Tre sacchi vitellini, ma un unico embrione che poi verrà anche misurato di circa 5,6 mm. Embrione privo di attività cardiaca. Il corpo non appare regolare e il sospetto iniziale che veniva posto era quello di una mola vescicolare perché quando ci troviamo di fronte a un dosaggio serico della beta HCG così elevato e delle immagini che erano state viste non ben definite all'interno della camera gestazionale richiedevano qualche indagine in più. Ma non sono stati osservati segni tipici della mola, il corion in questo caso appare regolare mentre nella mola è spessito e presenta spesso aree di vacualizzazione, e le ovaie sono regolari, le vedremo dopo, mentre nella mola vescicolare le ovaie appaiono di norma cistiche. Le immagini che, vede che si vedevano all'interno della camera gestazionale invece erano da riferire alle, mh, ai tre sacchi vitellini, ma per prudenza va richiesto comunque un riscontro essologico e il supporto di una valutazione seriata della beta HCG. Grazie.